Gollo part, registrazione lenta di. Ok. Allora, buongiorno. Ragazzi, oggi proseguiamo con le misure di impedenza tramite metodi di ponte e vediamo qualche altra configurazione che ci consenta di fare ancora misure di capacità. O anche misure di induttanza. Ieri abbiamo visto il ponte a confronto di capacità serie, il ponte di Gott. Iniziamo oggi con il ponte di Desautiers. O ponte a confronto di capacità parallelo. Quindi la struttura del ponte è identica a quella che abbiamo visto ieri, solo che questa volta decido di modellare la mia capacità incognita, il mio condensatore incognito, con un modello di tipo parallelo. A questo punto, fermo restando le impedenze Z1 e Z2 puramente resistive, vado ad inserire nel lato 4 una resistenza e una capacità campione collegate in parallelo. R4 e C4. C'è poi ovviamente sempre la diagonale di liberazione e la diagonale di alimentazione. Come mai al cambiare del modello cambio la configurazione? Potete provare, adesso risolveremo questo ponte, potreste provare a vedere cosa succede se io scelgo un modello parallelo e collego R4 e C4 in serie. Quando andate a fare i conti, scoprite, trovate sempre ovviamente le equazioni per calcolare Rx e C con X, ma scoprite che non vi scompare la frequenza. Quindi non riuscite a ottenere un ponte, come dicevo ieri, indipendente dalla frequenza, non perché la frequenza non importi, ma perché le relazioni sono, diciamo, non legate ad omega. Prima di affrontare il ponte, vi segnalo che nei libri trovate delle classificazioni dei ponti in alternata che li suddividono in quattro tipologie. Sentite parlare di ponti a rapporto, a prodotto e ponti a rapporto. Sentite parlare di ponti a prodotto reale, prodotto immaginario, rapporto reale a rapporto immaginario. Quattro tipologie di ponti. Per ognuna di queste nei libri trovate anche le equazioni generali che consentono di risolverle. Vuol dire che per il ponte a prodotto reale trovate Rx uguale C con X uguale, Rx uguale, C con X uguale, quindi trovate otto equazioni. Io ho una tabella che non, di cui non sono particolarmente affezionato perché uno si dovrebbe trovare sempre questa tabella sotto mano oppure dovrebbe memorizzare otto equazioni. Come avete visto ieri, trovare le equazioni risolutive di un ponte non è particolarmente complicato. Capiamo un attimo che cosa si intende per ponte a prodotto reale, prodotto immaginario, rapporto reale, rapporto immaginario. Tutto è legato al fatto che nei ponti troveremo sempre dei lati puri. Lati puri sono lati in cui l'impedenza è o puramente resistiva, o puramente capacitiva, o puramente induttiva. Se io ricordo l'equazione generale di risoluzione, z punto x uguale z.1 su z.2 per z.4, vado a vedere in questa equazione i
gli elementi puri dove sono posizionati. Quindi R1 e R2 sono gli elementi puri. Il ponte sarà un ponte a rapporto. Poiché il rapporto fra R1 e R2 è un numero reale, questo sarà un ponte a rapporto reale. Se andate a vedere lo schema del ponte di Gott, anche il ponte di Gott è un ponte a rapporto reale. Quindi diciamo che noi, senza saperne leggere né scrivere, essendo due ponti appartengono alla stessa tipologia, ci aspettiamo di trovarci le stesse equazioni risolutive della volta scorsa. Dimentichiamo per un attimo questo aspetto e andiamole a calcolare per questo ponte. L'unica attenzione, l'unico trucco che vi suggerisco nel trovare le soluzioni di un ponte in alternata è che quando trovate nel ponte dei paralleli, vi conviene evidenziare nella vostra equazione l'ammettenza piuttosto che l'impedenza. In questo modo, quando evidenziate l'ammettenza, automaticamente il parallelo diventa una somma di due termini. È solo un trucco per fare i conti più semplici. Quindi, poiché ho YX, ZX e Z4 che sono due impedenze parallele, anziché affrontare questa equazione, posso affrontare quest'altra, YX uguale Y1 su Y2 per Y4. Cosa ottengo? Ottengo 1 su Rx più J omega C con X uguale 1 su R1, 1 su R2, quindi R2 su R1 che moltiplica 1 su R4 più J omega C con 4. Se vado a eguagliare parte reale e parte immaginaria, vedo ricomparire le equazioni che ho trovato ieri. Per la resistenza Rx è uguale a R1 su R2 per R4, mentre C con X è uguale a R2 su R1 per C con 4. Quindi equazioni identiche, tangent delta, che questa volta è diverso, perché se ricordate il tangent delta in un equivalente parallelo è 1 su omega Rx C con X. E andando a sostituire al posto di Rx e C con X le equazioni che abbiamo appena calcolato, è pari a 1 su omega R4 C con 4, che è quello che peraltro mi aspettavo. Anche questa volta vado a inserire nel circuito una resistenza e una capacità tali da realizzare con due componenti finiti il componente condensatore reale che ho qui. Tutte le volte che vi vengono presentate due soluzioni, domandatevi sempre quando utilizzo uno e quando utilizzo l'altro. Cioè, quando è che, siccome R1 e R2 li avete collegati nello stesso modo, il modello sta nella vostra testa, quindi decidete voi se fare un modello serio o un modello parallelo. Dovete decidere quando collegare Rx e C con X in serie e quando in parallelo. Quando fare dei soti e quando fare il ponte di Gott. Tutto dipende dai parametri che dovete misurare. Cioè voi ogni volta avrete come incognite un condensatore reale di cui avete una conoscenza orientativa del valore della capacità, così come avete una conoscenza orientativa del valore di tangent delta. Il discorso è sempre lo stesso, non siamo mai in grado di fare delle misure se non abbiamo assolutamente idea di che cosa, quali sono gli oggetti con cui abbiamo a che fare. Nonché sappiamo qual è la frequenza a cui vogliamo fare la misura.
Questi sono i dati di progetto. Con questi dati noi siamo in grado di calcolare quanto vale la RX in un'equivalente serie e quanto vale la RX in un equivalente parallelo. Perché da questa equazione, tangente delta C omega, potete calcolare RX in un equivalente parallelo e potete calcolare quella in un equivalente serie. RX equivale, se immaginate R1 e R2 più o meno dello stesso valore, equivale a R4. Allora, a seconda del tipo di situazioni in cui vi trovate, troverete dei valori di resistenza serie e resistenza parallelo radicalmente diversi. Sono resistenze che modellano le perdite, quindi la resistenza serie è una resistenza piccola, la resistenza parallela è una resistenza grande. Allora, queste resistenze devono essere praticamente realizzabili. Immaginate di trovare una resistenza serie RX dell'ordine del 1000 ohm. Mica riuscite a fare resistenze variabili dell'ordine del 1000 ohm. Immaginate di trovare una resistenza parallela dell'ordine del mega ohm. Non sono possibili resistenze variabili dell'ordine del mega ohm. Quindi, di volta in volta, per darvi dell'ordine di grandezza, generalmente scoprite che se avete condensatori abbastanza scadenti, generalmente vi conviene una configurazione parallela. Se avete dei condensatori un po' migliori, vi conviene una configurazione serie. Comunque, diciamo, il tutto è legato alla disponibilità pratica in laboratorio di resistenze variabili del valore con cui vi trovate ad avere a che fare. Questi sono due punti per fare misure di capacità. Che punti vi posso proporre per fare misure di induttanza? Trovate nei libri dei punti a confronto di induttanza serie, a confronto di induttanza parallela, che non fanno nient'altro che riprendere questi stessi schemi andando a inserire in questo ramo 4 un'induttanza campione e una resistenza campione. In realtà sono molto poco utilizzati perché mentre siamo sicuramente bravi a fare resistenze campione, siamo bravi abbastanza a fare condensatori campioni, gli induttori campioni non sono particolarmente facili da realizzare, o se non altro non riesco a realizzarli di precisione sufficientemente elevata. Allora, quello che si fa è costruire un ponte che non utilizzi induttori campioni. In particolare, il ponte più diffuso per fare misure di induttanza è il ponte di Maxwell, perché buon Maxwell, non pago di inventare equazioni, si è dedicato anche alle misure di impedenza. Allora, il ponte di Maxwell in che cosa consiste? Allora, vi dicevo, ha come incognita un'induttanza. LX, RX. Ha due resistenze pure in posizione 1 e 4, mentre in posizione 2 ha un parallelo tra una resistenza e una capacità. Allora, intanto vediamo questo ponte, che tipo di ponte è. R1 e R4 sono gli elementi puri, R1 e R4 sono in posizione prodotto. Il prodotto è un numero reale, questo è un ponte a prodotto reale. Vi dicevo che può essere utile utilizzare l'equazione di equilibrio delle fasi
per capire se il ponte è un ponte che può funzionare, perché non tutti i ponti possono funzionare. Se voi mettete delle impedenze così in maniera casuale in un ponte, non è detto che il ponte ammetta una soluzione. Per capire se il ponte ammette una soluzione, io posso scrivere che θ x più θ 2 deve essere uguale a θ 1 θ 4. Θ 1 e θ 4 sono 0, sono due resistenze, la fase delle impedenze 1 e 4 è 0. La fase dell'impedenza x è un numero che va tra 0 e 90 gradi, la fase θ2 va da meno 90 a 0, sommando un valore tra 0 e 90 e uno tra meno 90 e 0, posso sicuramente ottenere 0. Quindi è un ponte che ammette una possibile soluzione. Zx è uguale z1 su z2 per z4. Come vi ho suggerito, al posto di z2 mi conviene scrivere y2, quindi z1 per z4 per y2. Z1 e z4 sono R1 ed R4, y2 è 1 su R2 più j omega c con 2, e tutto questo è uguale a zx, rx più j omega lx. Uguagliamo parte reale e parte immaginaria. Rx è uguale R1 R4 diviso R2, Lx è uguale R1 R4 C con 2. Il fattore di merito in un equivalente serie è, se non ricordo male, omega Lx su Rx. Ovvero omega R2 C con 2. Questo omega R2 C con 2 è proprio 1 sul tangent delta con 2, che è quello che mi aspetto. Se questa induttanza, se questo induttore reale è molto buono, immaginiamo che quindi lo sfasamento sia 88-89 gradi, e devo avere qua meno 88, meno 89 gradi per poter ottenere 0. Quindi, diciamo, i due fattori di merito devono coincidere. Vi ricordo che l'inverso del tangent delta è proprio pari al fattore di merito del condensatore. Tipicamente dovrei variare R2 e C con 2. In qualche caso, nel ponte di Maxwell, trovate variabili R2 ed R4. Perché può capitare questo tipo di scelta? Lo si capisce andando a vedere i costi e le incertezze dei condensatori variabili. Se io voglio spendere di meno o voglio ottenere un risultato di maggiore precisione, mi conviene avere a che fare con resistori variabili piuttosto che con condensatori variabili. Qual è l'aspetto negativo di avere R2 ed R4 variabili? Vedete, fino adesso abbiamo sempre immaginato di avere un elemento variabile in un'equazione e un elemento variabile in un'altra. Questo fatto di avere le equazioni disaccoppiate ci consente di raggiungere più facilmente l'equilibrio, perché lavoro su quel vettore squilibrio che vi ho fatto vedere ieri,
lavoro sulla componente reale e la componente immaginaria del vettore. In questo caso, se io avessi variabile R4, mi succede che variando R4 magari riduco lo squilibrio per quanto riguarda la parte immaginaria, ma potrei peggiorare la componente legata alla parte reale. Quindi diventa un po' più difficile operativamente raggiungere l'equilibrio, si ottiene quello che si chiama fenomeno dello sliding balance, equilibrio scorrevole, nel senso che nel cercare di raggiungere l'azzeramento variando R4 mi sembra che mi avvicino ma mi allontano e così via con R2, quindi è un po' più difficile da gestire. Ovviamente esiste un altro ponte che è simmetrico a questo, in cui metto in parallelo RX e LX e metto in serie R2 e C con 2, ma le equazioni risolutive sono le stesse perché il ponte resta un ponte a rapporto a prodotto reale. Un ulteriore ponte che vi voglio far vedere è il ponte di Schering, scritto Schering. È un ponte per misure di capacità ancora, che è molto utilizzato per misure in alta frequenza o in alta tensione. Ora lo vediamo un attimo, cerchiamo di capire perché mai ha questo tipo di utilizzo. Vi dicevo, è un ponte per misurare capacità. E l'architettura di questo ponte prevede una capacità C con 1. Una resistenza in posizione 4 e una capacità e una resistenza in posizione 2. Allora, vediamo un attimino, intanto se mi sono ricordato bene i pezzi dove stavano messi. Cioè, consideriamo l'equilibrio delle fasi. Theta x ha una fase tra meno 90 e 0. Il ramo 2 ha una fase tra meno 90 e 0. Theta 1 è meno 90, theta 4 è 0. Quindi diciamo che sommando due termini, meno 90, 0, meno 90, 0, posso ottenere meno 90. Che tipo di ponte è? È un ponte ancora prodotto, vi ricordo che l'equazione a cui fare riferimento è questa, zx uguale Z1 su Z2 per Z4, gli elementi puri sono in posizione 1 e 4, quindi è un ponte a prodotto, ma questa volta è un ponte a prodotto immaginario, perché il prodotto fra R4 e C1 non è un numero reale, ma è un numero immaginario. Zx è Rx più 1 su J omega C con X. Questo è uguale Z1, 1 su J omega C con 1, che moltiplica R4, la Z4, e poi ho 1 su Z2, ovvero Y2. Quindi 1 su R2 più J omega C con 2. Rx a che cosa è uguale?
la parte reale è quella che si ottiene moltiplicando R4 su J omega C con 1 per J omega C con 2, perché J omega se ne vanno, quindi è R4 C con 2 diviso C con 1. C con X invece è pari a R2 C con 1 diviso R4. Il tangent delta è un equivalente serie, quindi è omega Rx C con X, è uguale, quando andate a moltiplicare questi due termini, C con 1 R4 e C con 1 R4 si semplificano, e quindi resta omega R2 C con 2, che è pari a 1 diviso tangent delta 2. Vediamo se è quello che mi aspettavo. Io ho che quanto più teta con x è vicina a meno 90, immaginate meno 80, tanto più quest'altra, questo ramo deve essere meno 10 per fare poi meno 90. Quindi i due tangent delta devono essere l'uno l'opposto dell'altro. Quindi questo condensatore è molto buono, questo finto condensatore, questo non è un condensatore reale, è un insieme di un condensatore campione, di un resistore campione, che insieme modellano un condensatore reale. Quindi se questo è molto vicino a 90, questo sistema deve essere molto lontano da 90, se questo è lontano da 90, questo deve fare il complemento a 90 dell'angolo. Come mai quando è che può convenire usare questo circuito? Confrontiamolo con Desoti, con Gott. Alla fine il modello è il modello, e questo è il mio condensatore, sono tutti uguali. In Desoti avevo due resistenze campioni e un parallelo RC. Qui l'unica differenza è che al posto di R1 metto C con 1. Allora, quando mi può convenire usare un condensatore campione invece di un resistore campione? Vi ho enunciato prima, abbastanza rapidamente, il fatto che le cose che riesco a fare meglio sono i resistori campione, poi i condensatori campione e poi gli induttori campione. Questa scala di bravura, questa capacità di realizzare dispositivi con elevata incertezza, con una buona incertezza, si inverte quando ha a che fare con alte tensioni e alte frequenze. Nel senso, in alta tensione faccio meglio i condensatori campione dei resistori campioni, in alta frequenza faccio meglio i condensatori campioni che i resistori campioni. Quindi è il motivo per cui in questi campi applicativi, piuttosto che scegliere un resistore, preferisco mettere nel circuito un condensatore. Ok? Quindi diciamo il ponte di sharing a questo ambito di applicazione nei casi in cui è meglio usare resistori piuttosto che condensatori piuttosto che resistori. A questo punto terminato i possibili ponti che avevo intenzione di farvi vedere, resta da affrontare l'altro problema che vi avevo anticipato ieri, che è quello delle ulteriori sorgenti di incertezza legate ai fenomeni parassiti presenti all'interno dei ponti in alternata. In particolare, che tipi di fenomeni parassiti sono presenti in un ponte in alternata?
Un primo fenomeno parassita è rappresentato dai cosiddetti residui. Abbiamo poi accoppiamenti di tipo resistivo, accoppiamenti di tipo induttivo, accoppiamenti di tipo capacitivo. Cosa si intende per residui? I residui non sono nient'altro che le resistenze e le induttanze dei tratti di collegamento. È evidente che se devo fare misure di impedenze di piccolo valore, il problema dei residui mi comporta delle incertezze di cui devo tenere conto, così come quando facevo misure di resistenze piccole, le resistenze ai tratti di collegamento, le resistenze di contatto potevano creare problemi, lo stesso avviene teoricamente per le impedenze. Serve diciamo un'accortezza, serve fare tratti di collegamento il più possibile brevi, con eventualmente con dei collegamenti di quanto induttivo. Diciamo, sul problema dei residui non c'è molto da poter fare, se non un po' di accortezza da un punto di vista realizzativo. Accoppiamenti di tipo resistivo. Questi nascono così come quando faccio misure di resistenza, quando l'impedenza ha un valore molto elevato. Tutto sommato, gli accoppiamenti resistivi, mentre quando faccio misure di resistenza sono interessato a fare misure di resistenza di isolanti, quindi impedenze resistive di valore molto elevato, quando devo fare misure di impedenza, generalmente il valore dell'impedenza non sarà mai dell'ordine delle migliaia, decine di migliaia di mega ohm, non sono mai interessato a fare misure di impedenza così elevate, quindi gli accoppiamenti tipo resistivo non sono particolarmente significativi. Per quanto riguarda gli accoppiamenti di tipo induttivo o mutui accoppiamenti tra tratti del circuito, questi li si deve limitare evitando di creare, quando si fa il circuito, dei loop. Io disegno sempre il ponte come un quadrato, ma se lo vado a realizzare nella realtà cercherò di tenere le aree il più possibile. Sapete bene che gli accoppiamenti di muta sono legati alle aree dei circuiti, cerco di renderle piccole, cerco di evitare tratti paralleli molto lunghi tra di loro, ma diciamo, se mi vado a fare due ponti e se vado a vedere le applicazioni reali, anche il fenomeno degli accoppiamenti induttivi di mutua può essere ritenuto trascurabile, cosa che non possiamo assolutamente fare per quanto riguarda gli accoppiamenti capacitivi, nel senso che quando ho un ponte in alternata non posso assolutamente trascurare il fatto che tra il ponte e il mondo esterno e tra tratti del ponte e altri tratti del ponte nascono degli accoppiamenti di tipo capacitivo. Che cosa intendo? Chiamiamo con A, B, C e D i vertici del mio ponte. In generale gli accoppiamenti capacitivi, come tutti questi tipi di accoppiamenti, sono accoppiamenti distribuiti, ovvero accoppiamenti per unità di lunghezza. Si può dimostrare che un accoppiamento per unità di lunghezza può essere sostituito da un valore di un'impedenza concentrata in un qualunque vertice che abbia un valore elettrico equivalente. Quindi dire che ho un accoppiamento capacitivo su questo tratto lo posso tradurre nel fatto che ho un accoppiamento capacitivo fra il vertice A e terra, fra il vertice B e terra, fra il vertice C e terra, fra D
e terra, ma ho anche tutti gli accoppiamenti capacitivi tra A e B, tra A e C, tra A e D, tra B e C, tra B e D e tra C e D. Non vi disegno tutte le capacità dentro a questo sistema, ma ognuno di questi è un potenziale accoppiamento parassita. Fra un attimo capiremo perché mi danno fastidio queste capacità, questi collegamenti con l'esterno. Ma intanto cerchiamo di semplificare un pochino il problema, perché ho tutte queste impedenze, vediamo quali mi danno fastidio e quali. Allora, intanto queste quattro impedenze, A terra, B terra, C terra, D terra, rappresentano una stella di resistenze. Così come voi sapete, esiste la trasformazione stella-triangolo. Se ho tre impedenze a stella, le posso trasformare in un triangolo. In realtà, se ne ho quattro, posso fare una trasformazione stella-poligono. Quindi, queste quattro impedenze verso terra sono equivalenti a quattro impedenze tra B, B e C, C e D, A e D. A e B già l'ho segnata, sto solo dicendo che accanto alla capacità tra A e B ho un'altra capacità frutto di questa trasformazione, due capacità in parallelo dall'origine a una capacità somma delle due capacità, vuol dire semplicemente che ho una capacità tra A e B un po' più grande. Analogamente fra B e C, fra C e D e fra A e D. Quindi diciamo che questi accoppiamenti ricadono ancora in questi. Tutti questi mi danno fastidio? Vediamo un attimo. L'accoppiamento fra A e C è in parallelo all'alimentazione. Cosa mi fa un accoppiamento, una capacità in parallelo all'alimentazione? Vuol dire che il mio segnale di tensione, la mia corrente che va nel circuito, parte della corrente se ne va in questo ramo parallelo. Vuol dire semplicemente che anziché alimentare con, non so, 100 mA, alimento il circuito con 90 mA. Ho soltanto una minore sensibilità del mio ponte, ma non cambia nulla nelle equazioni di equilibrio. Stesso discorso può essere fatto per l'impedenza BD, che è in parallelo al rivelatore di zero. Cosa fa questa impedenza? Fa sì che se avevo una corrente di squilibrio di 1 mA, una parte di questa corrente di squilibrio se ne va e non viene sentita dal rivelatore. Vuol dire che anziché avere una deviazione di un certo numero di deviazioni di indice, ne ho un po' di meno. Vuol dire che ho una misura meno sensibile. Ma non c'è nessun effetto nell'equazione che ho utilizzato fino adesso per risolvere il punto. Cosa sono restate? Sono restate delle impedenze parassite capacitive tra A e B. Mettiamo questa Z1, questa Z2, questa ZX e questa Z4. O un'impedenza parassita capacitiva tra A e B, Z1 parassita, un'impedenza tra A e D, Z parassita con X, o un'impedenza tra B e C, Z con due parassita, e un'impedenza tra C e D, Z4 parassita. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho fino adesso considerato come equazione risolutiva del ponte Z1 uguale Z2 su Z3 per Z4, mentre in realtà l'equazione che avrei dovuto trattare doveva essere questa. Scusate, ho messo i numeri.
a caso. Doveva essere zx parallelo zx parassina uguale z punto 1 parallelo z punto 1 parassina, z punto 2 parallelo z punto 2 parassina, z punto 4 parallelo z punto 4 parassina. Ovvero ho un'equazione completamente diversa da quella precedente. Ed in quanto diversa da quella precedente, avendo usato questa, sbaglio, ok? Faccio degli errori, faccio delle semplificazioni. Allora, intanto diciamo che in un ponte, data un'impedenza ZX, e l'impedenza ZX non la scegliete voi, l'impedenza ZX è il vostro problema, ok? Una volta data la ZX, di queste impedenze, due su tre potreste anche sceglierle voi, nel senso che voi potete sempre scegliere, quando scegliete R1, ad esempio nel ponte di SOT, potete scegliere una resistenza tale da avere un'impedenza piccola rispetto all'impedenza parallela e tale per cui considerare Z1 al posto di questo parallelo è una cosa lecita. Quindi due le potete pure scegliere, ma la terza è bloccata dalla ZX, perché poi le equazioni devono quadrare. Allora adesso provo a convincervi di una cosa e poi vediamo in che modo riesco a realizzarla. Immaginiamo di avere a che fare con il ponte di Desoti, ma giusto per semplificazione, non per averne uno come riferimento. E quindi immaginiamo ad esempio che R1 e R2 sono tali da non rendere quei paralleli significativi. O qui invece le due impedenze in posizione X e 4 che sono delle impedenze che devo cercare di affrontare. Allora intanto c'è una prima operazione che devo sicuramente fare in un ponte in alternata, è quello di schermarlo. A che mi serve avere uno schermo? Uno schermo vuol dire che tutti i componenti sono schermati e i tratti di collegamento sono schermati. Perché questi accoppiamenti parassiti neanche è possibile che mi cambiano mentre io mi muovo intorno al circuito. Non devono poter essere influenzati da cambiamenti del contesto intorno al mio sistema di misura. Quindi uso cavi schermati e uso componenti schermati. Questa è una prima operazione, ma questa operazione non mi crea, non mi risolve il problema. Intanto vi faccio notare che volutamente non ho schermato questa parte qua, non ho schermato quello che è a sinistra, ci arriviamo tra un attimo. Qual è il mio vero problema? Allora focalizziamoci su questa zona del ponte. Io quando ho scritto l'equazione di equilibrio, che cosa ho detto? Ho detto la corrente I con X che attraversa ZX all'equilibrio non procede nel rivelatore perché è all'equilibrio e la corrente I con X va anche nell'impedenza Z4 e ho fatto lo stesso ragionamento sopra. Allora,
A me, se una corrente che era arrivata fino a questo punto del circuito se ne va via, a me non interessa. Se c'è una corrente che dall'esterno si butta dentro al ponte qui, a me questo non dà nessun effetto nelle equazioni di equilibrio. La cosa fondamentale è che se una corrente attraversa ZX dando origine a una caduta di tensione su ZX, questa stessa corrente deve procedere anche in Z4. Se io ho qua un accoppiamento capacitivo, tra schermo e circuito, questa uguaglianza fra le correnti potrebbe non avvenire. Che cosa potrei avere? Potrei avere che una corrente, dopo essere passata in ZX, se ne esce e va sullo schermo, oppure una corrente dallo schermo si butta dentro. Allora io devo evitare che ci sia passaggio di corrente fra questo punto che ho chiamato D e lo schermo, che ho chiamato S. Come faccio a far sì che tra due punti non ci sia circolazione di corrente? Tra due punti, tra due sistemi a due potenziali diversi, l'unico modo di non far passare corrente è far sì che VD e VS siano uguali, non ci sia differenza di potenziale. Li collego tra di loro? No, perché ho bisogno di delta V uguale a zero, ma di avere un'impedenza diversa da zero, altrimenti se collego direttamente due strutture potrei sicuramente avere il passaggio di corrente che voglio evitare. Allora, il mio obiettivo è far sì che il punto centrale della diagonale di rivelazione sia allo stesso potenziale dello schermo senza collegamento diretto. Se io realizzo questa situazione, ho risolto il problema, perché un'eventuale corrente che andasse sullo schermo prima di entrare in ZX non rientra dopo ZX, o viceversa. In questo tratto non ho nessuna possibilità che una corrente esca verso lo schermo. Allora, se siamo d'accordo su questo risultato, vediamo quali sono i metodi che vengono utilizzati per portare il vertice della diagonale di rivelazione al potenziale dello schermo senza collegamento diretto. Esistono due metodi. La terra di Wagner e il generatore ausiliario. Il metodo della terra di Wagner consiste nel inserire nel circuito due impedenze ausiliarie. Il rivelatore di zero si potrà collegare o al ponte o a queste impedenze ausiliarie. Quindi questa la chiamiamo Z1, questa la chiamiamo Z2, questo continuiamo a chiamarla ZX, questa la chiamiamo Z4 e questa la chiamiamo Z1W e Z2W. Chiamiamo questo punto D, come abbiamo sempre detto, e questo punto l'abbiamo chiamato B e questo punto lo chiamiamo T. Perché? Perché il punto centrale delle impedenze di Wagner è a terra. La misura
si arriva al risultato per passi successivi. In prima battuta io collego il circuito nella posizione normale. All'equilibrio avrò VB uguale VD uguale V con 1. Chiamiamo V con 1 la tensione a cui si porta il ponte nel punto della diagonale in relazione. Quando ho un ponte, la tensione a cui si portano i due vertici, la diagonale in relazione, può essere quella qualunque. Una cosa certa che so, che all'equilibrio V con B è uguale a V con B. Quando mi sposto sul ponte di Wagner, il ponte diventa squilibrato, nel senso, perché? Perché ho V con B che ha potenziale V con 1 e V con T che ha potenziale di 0. Se opero raggiungendo nuovamente l'equilibrio, sicuramente avrò che alla fine V con B sarà uguale a V con T, sarà uguale a 0. Prendo il potenziale di B e lo porto a 0, perché questo non si può più muovere. Non si può muovere a terra. Mi riporto nel mio ponte. VB uguale VD uguale V con 2. Ora, che valore avrà V con 2? Io quando mi ricollego nel mio ponte, mi trovo VB che si è portata a 0. VD che è ancora restata a V con 1. Se ho due punti a potenziale diverso e cerco di portarli allo stesso potenziale, se non pongo nessun vincolo, si muoveranno l'uno verso l'altro. Quindi V con 2 sarà circa uguale a V con 1 mezzi. Mi riporto su Wagner. Mi riporto sul mio ponte. Insomma, avete capito l'antifona? Vado sempre maggiormente verso zero, teoricamente ci arriverei all'infinito, in realtà dopo 3-4 colpi, che mi succede? Che quando dopo il ponte, il mio ponte, mi riporto sul ponte di Wagner e lo trovo ancora in equilibrio, vuol dire che l'equilibrio precedente è stato ottenuto portando V con D al potenziale. Questo metodo va bene per qualunque ponte, tranne i ponti in cui per caso uno dei vertici non è a potenziale vincolato. Perché se il ponte è a potenziale vincolato, al momento in cui ci collego le impedenze di Wagner, cortocircuito mezzo ponte. Non ve l'ho evidenziato prima, ma il ponte ad esempio di Schering, essendo un ponte in alta tensione, in alta frequenza, lavora con un punto a massa, proprio per evitare che la tensione elevata possa essere qualunque, per evitare che le frequenze siano creino dei problemi. Quindi, ad esempio, questo metodo non può andare bene per il ponte di Schering. Il tempo è finito, non riusciamo a vedere degli altri metodi ancora per eliminare questo problema. Li vediamo la prossima lezione, che è lunedì prossimo, nel senso che mercoledì e giovedì faremo esercitazioni.